L'oricampione olimpico nella marcia Robert Korzeniowski è considerato il più grande di tutti i tempi nella specialità. 4 medaglie d'oro in carriera alle Olimpiadi, 3 ori ai campionati del mondo, 2 ori agli europei. Nel 2005, dopo aver deciso di ritirarsi dai campi di gara, è stato attivamente coinvolto in vari ruoli al Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2014 nella Hall of Fame, attivissimo anche nel sociale, un campione in gara e anche nella vita. La 22esima edizione del premio Fair Play Mennarini al personaggio mito va a un grande, un vero mito, Robert Korzeniowski. Ciao, welcome to Italy. This is for you, the microphone is for you. Allora, 4 medaglie d'oro olimpiche. Atene, Sydney, Atlanta, il primo che ha vinto sia nei 50 km che nei 20 km. 3 ori mondiali, 2 ori europei. Direi che questo può bastare per farlo entrare nel mito non solo dell'atletica, ma nel mito dello sport. Complimenti. Ma quanti chilometri hai fatto nella tua vita? Più di un camion, più di un autista con un mezzo pesante. Quanti chilometri hai fatto? Sufficiente. No. Can I speak English? Yes, posso parlare in inglese. This is very very frequent question, so. È una domanda che mi chiedono molto spesso. Slowly. Thank you. I'm going to surprise you. I counted all my kilometers. Vi sorprenderò. Ho contato tutti i miei chilometri. Being a high level athlete, sono un atleta ad alto livello. Globe round. Sono letteralmente ho girato intorno al mondo per 3 volte. Wow. 100. 3 volte il giro 20, del mondo. 20.000 km. But I'm still walking. I keep walking. I keep walking. 130.000 km. My sport career and my country is still adding new kilometers. Continuo ad aggiungere chilometri. Hai vinto nella breve distanza di 20 km, in quella di 50 km. Come si fa a preparare per la stessa competizione due gare che penso siano molto diverse tra di loro? It was probably the highest challenge in my sport. Probabilmente è stata life. La cosa più difficile nella mia vita da sportivo. Let me tell you just a short story about my. Cercherò di raccontarla, di farla breve. Tremendous series of gold medals and one. Ho vinto molte medaglie d'oro. Defeat. After three ho avuto una grande sconfitta. Gold medals. Dopo 3 medaglie d'oro consecutive ad Atlanta, Atene, Budapest. I became too arrogant. I felt sono like diventato being un king po' of the arrogante. World. Mi sentivo un po' il re del mondo. And then I failed in Seville. E poi trying a to Siviglia the same ho fallito. Story. Ho cercato lo stesso obiettivo e non ce l'ho fatta. But the real victory has to be something really ma desired, la vera new and fresh. Vittoria è qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. And then after Seville story, when I got eliminated. E quindi dopo Siviglia, quando sono stato eliminato. I really desired to do something incredible. Ho desiderato di fare qualcosa di nuovo, di incredibile. Something even not imaginable for myself. Inimmaginabile per me stesso and then prima delle Olimpiadi. Idea of competing on the two distances appeared. E quindi ho pensato, beh, le due distanze. But probably you think that race walking is individual. Penserete sport. Che la marcia è but forse uno sport individuale. I made a council like Mr. Trapattoni with all my team. Ma io ho fatto come il signor Trapattoni con tutta la so mia squadra. Would you ho like collaborato, to ho detto. Support me in volete this, farlo con me? Objective. Is it possible? Volete appoggiarmi in questo obiettivo? È possibile? Volete lavorare con me? And then we establish the very unique plan working on the bond distances. E quindi abbiamo elaborato un piano unico. For those people who abbiamo lavorato nelle who due so distanze. Like a combination of 400 meter come and funziona l'atletica sapranno. But I think that I would like to give one citation so, like Mr. Elon Musk. Vorrei citare Elon Musk, Tesla and the space traveling. When l'uomo you see di Tesla, the very tiny chance
of winning, quando c'è una piccolissima possibilità really di vincere, extraordinary, se veramente si vuole fare qualcosa di straordinario, proper time to establish something new, allora è il to momento giusto di fare qualcosa di nuovo, di cambiare la propria vita e di ottenere qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che era impossibile pensare prima, qualcosa che farà la storia. Being supported by the proper people, and e avere il supporto delle persone giuste, I aim in my dreams andare before. Al di là di quello che sono i propri sogni. Complimenti a Robert che è nella Hall of Fame della Federazione Internazionale dal 2014, questa sera è testimone del Fair Play e anche ambasciatore dell'UNICEF per premiare Robert. Let me mention only my couple of Italian friends. Vorrei ringraziare i miei amici italiani nella marcia. Ivano Brunetti. I ended my sport career at the same time when he won. Ho finito la mia carriera sportiva quando lui ha vinto le Olimpiadi. The first Italian walker I ever competed against. Maurizio da Milano, il primo italiano con cui ho gareggiato. Gianni Pericelli, great medalist. Un altro grande vincitore. And many others. Let me. E molti altri ancora. Yeah. Thank you very much because I was always grazie, very well received grazie perché in Italy. Sono stato sempre ben accolto in Italia. And this is premio Fair Play in Italy. This is something special for me. E questo premio per me è molto importante. Thank you for such a gentle attitude of the Italian walkers allowing me to get my four gold medals. Thank you for being grazie per le mie quattro medaglie. Thank you to you. Chiara Fatai, che è una delle organizzatrici di questo bellissimo appuntamento insieme ad Angelo Morelli. E poi il generale, dottor Gianni Gola, un altro presidente mito, onorario di giuria. Per premiare un mito. Buonasera. Il generale Gianni Gola, che è stato per 4 mandati anche presidente della Federazione Italiana di Atletica. Prendi il microfono, una foto. Gianni.